In questo video sulla respirazione cellulare parleremo della sua prima parte, la glicolisi, mentre vedremo i quiz che sono stati proposti ai test di ammissione solo una volta completate tutte le fasi della respirazione. Con il termine respirazione intendiamo in senso macroscopico l'assunzione di ossigeno e l'emissione di anidride carbonica. In biochimica parliamo di respirazione in senso microscopico e ci riferiamo ai processi che consumano ossigeno e emettono anidride carbonica all'interno di una singola cellula. In particolare, la respirazione cellulare riguarda la trasformazione di un substrato molto energetico, che è il glucosio, in anidride carbonica. Gli elettroni del glucosio vengono trasferiti ad una molecola di ossigeno. L'ossigeno, acquistando gli elettroni, si riduce ad acqua. La reazione è una reazione di combustione e, come tutte le combustioni, avvenendo produce energia. Una buona parte di questa energia viene utilizzata per caricare molecole di ATP, che sono le molecole energetiche della cellula. La respirazione cellulare si può dividere in tre tappe principali. In questo video vediamo la prima, che è la glicolisi anaerobica. La glicolisi avviene nel citoplasma e può essere svolta praticamente da tutti gli organismi viventi. Si compone di 10 reazioni. In realtà per il test non vi servirà saperle tutte nel dettaglio, ma è molto importante capire quali sono i prodotti delle reazioni. La glicolisi avviene in assenza di ossigeno, quindi in condizioni anaerobiche, e causa la degradazione di una molecola di glucosio in due molecole di piruvato e produce, e lo dovete sempre ricordare, due molecole di ATP e due molecole di NADH. In realtà la glicolisi produce 4 molecole di ATP, ma 2 ATP vengono anche utilizzati per far procedere le prime reazioni. Quindi il bilancio finale è di 2 molecole di ATP, 2 di NADH e 2 di piruvato. L'inizio della glicolisi si ha con l'ingresso all'interno dell'ambiente cellulare di una molecola di glucosio. Il glucosio può entrare nella cellula grazie alla presenza di proteine canale che sono chiamate GLUT. Una volta che il glucosio è entrato nella cellula, la prima parte della glicolisi è endoergonica, cioè ha bisogno di energia per avvenire. L'energia viene fornita dalle molecole di ATP. La primissima cosa che la cellula deve fare è impedire che il glucosio ritorni fuori dalla cellula. Quindi un enzima chiamato esochinasi prende un gruppo fosfato da una molecola di ATP, la trasforma in ADP e trasferisce il gruppo fosfato al glucosio. Non è difficile ricordare il nome dell'enzima, perché eso si riferisce al numero di atomi di carbonio della molecola di glucosio, che sono 6, e chinasi si riferisce alla funzione dell'enzima. Infatti gli enzimi chinasi sono quegli enzimi coinvolti nel trasferimento di gruppi fosfato. Il glucosio 6-fosfato che si è ottenuto con questa reazione non può più uscire dalla cellula e quindi deve per forza continuare nel processo della glicolisi. Viene prima convertito a fruttosio 6-fosfato dall'enzima fosfoesosisomerasi, che è chiamato così perché trasforma una molecola a 6 atomi di carbonio, quindi esoso, con un gruppo fosfato, quindi fosfo, nel suo isomero. Il fruttosio 6-fosfato viene poi trasformato in fruttosio 1,6-bisfosfato dall'enzima fosfofruttochinasi. Per questa reazione serve un'altra molecola di ATP, che mette a disposizione il suo gruppo fosfato, che viene trasferito sul fruttosio dall'attività della chinasi. Quindi siamo a quota 2 ATP consumati, ricordiamo l'ATP che era stato consumato dall'esochinasi all'inizio del processo, e nessun ATP prodotto. Quindi per ora il bilancio è negativo, infatti questa fase della glicolisi viene detta fase di investimento. E serve per preparare la cellula alle reazioni successive, che sono quelle in cui si avrà l'effettiva produzione di energia. Il fruttosio 1,6-bisfosfato che si è ottenuto con questa reazione viene scisso in due molecole a 3 atomi di carbonio, che sono il diidrossiacetone fosfato e la gliceraldeide 3-fosfato. In realtà il diidrossiacetone fosfato viene poi convertito in gliceraldeide 3-fosfato, per cui da una molecola di fruttosio 1,6-bisfosfato si ottengono due molecole di gliceraldeide 3-fosfato. A questo punto la fase di investimento è terminata e la glicolisi entra nella fase di guadagno.
che è quella fase in cui si avrà la produzione di quegli ATP e di quei NADH di cui abbiamo parlato all'inizio. Da questo momento in poi ogni reazione avviene due volte, perché partendo da una molecola di glucosio abbiamo ottenuto due molecole di gliceraldeide 3-fosfato. La gliceraldeide viene ossidata con produzione di NADH e H+. Noi sappiamo che quando una specie si ossida, un'altra si deve ridurre, infatti il NADH è la forma ridotta del coenzima NAD+. Alla gliceraldeide viene anche aggiunto un gruppo fosfato, che però stavolta non viene da una molecola di ATP e quindi non causa il consumo di energia. La molecola quindi ora ha due gruppi fosfato che staccandosi si legano a molecole di ADP e lo trasformano in ATP. In questa prima reazione, un gruppo fosfato si stacca e va a caricare una molecola di ATP trasformandola in ATP. Il gruppo fosfato viene poi cambiato di posizione e infine si stacca anche il secondo gruppo fosfato, caricando un'altra molecola di ADP. Visto che però abbiamo due molecole di gliceraldeide 3-fosfato, in tutto verranno prodotte quattro molecole di ATP. E anche due molecole di NADH. Dalle quattro molecole di ATP sottraiamo le due molecole di ATP che avevamo consumato nella fase iniziale della glicolisi e otteniamo quindi il bilancio energetico finale. Alla fine vengono prodotti due ATP, due NADH e due molecole di piruvato.